tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina, e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la deliziosa tarte tropezien, che viene creata dal pasticcere Aleksandr Mika dalla Polonia, che venne a trasferirsi proprio a Saint-Tropez per lavoro e qui fondò una pasticceria. Nel 1955 Roger Vadim girò il film proprio a Saint-Tropez e Dio creò la donna, e ad Aleksandr Mika viene chiesto l'incarico di creare il pranzo per tutta la troupe. Dopo aver presentato la sua tarte, Brigitte Bardot gli consigliò di chiamarla Tante de Saint-Tropez. Seguendo questo consiglio, Aleksandr Mika chiamò la torta tarte tropezien, e oggi andiamo a vedere insieme come la si prepara. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno 250 g di farina Manitoba, 125 g di burro morbido, 3 uova con un peso totale di 150 g, 30 g di zucchero semolato, 7 g di lievito secco e 3 g di sale. Per prima cosa prendiamo una ciotola più capiente e ci versiamo dentro la farina, il lievito, lo zucchero e il sale. Poi mescoliamo il tutto per bene aiutandoci con un cucchiaio. Poi ci mettiamo dentro anche le nostre uova e con una frusta con questi ganci iniziamo a mescolare per bene. Quando vedremo che iniziamo a fare fatica a mescolare con i ganci, iniziamo ad aggiungere il burro poco alla volta, mescolando sempre. Continuiamo così finché non lo finiamo tutto. Dopo aver aggiunto tutto il nostro burro, continuiamo a mescolare il nostro impasto per altri 10 minuti. Quando vedremo che il nostro impasto si sta staccando dai bordi, spegniamo le nostre fruste elettriche perché vuol dire che è pronto. Ora lo togliamo dai ganci, lo lavoriamo un pochino con le nostre mani e lo trasferiamo in un'altra ciotola unta d'olio, proprio così. Poi prendiamo della pellicola alimentare trasparente, ce la mettiamo sopra, lo copriamo per bene e poi lasciamo tutto a lievitare in forno solamente con la luce accesa per 2 ore, ossia fino al raddoppio. Ora vediamo insieme gli ingredienti che ci serviranno per il nostro sciroppo, ossia 120 ml di acqua, 70 g di zucchero semolato, 80 ml di spremuta di arancia, la buccia di un limone e di un'arancia e una bacca di vaniglia bourbon. Per prima cosa mettiamo tutti gli ingredienti dentro un pentolino, partendo dall'acqua, dal succo di arancia, zucchero, poi scorza del limone e dell'arancia e la bacca di vaniglia bourbon. Poi trasferiamo il tutto sul fuoco e lasciamo che sfiori l'ebollizione e lo lasciamo cuocere per 5 minuti. Passati i 5 minuti di cottura, copriamo con un piattino il nostro pentolino e lo lasciamo riposare a temperatura ambiente fino al momento del bisogno. Passate le 2 ore di lievitazione nel forno, togliamo la pellicola alimentare trasparente, prendiamo il nostro impasto, lo mettiamo sul banco da lavoro, lo togliamo per bene, lo stendiamo leggermente e applichiamo le 4 pieghe. 1, 2, 3 e 4. Facciamo una palla, proprio così, riprendiamo la nostra ciotola, ci rimettiamo sopra il nostro impasto, lo copriamo con la pellicola alimentare trasparente e lasciamo tutto a riposare in frigo fino a domani. E dopo una notte di riposo in frigo prendiamo il nostro impasto, gli togliamo la pellicola alimentare trasparente, prendiamo un po' di farina, spolverizziamo il nostro piano di lavoro, ci trasferiamo il nostro impasto sopra, il più delicatamente possibile,
e da questo impasto dovremo ricavare un pezzo di 300 grammi. Dopo aver diviso il nostro impasto in una parte di 300 grammi, ne abbiamo ricavati altri 4 da 55. Ora creiamo delle palline con tutti i nostri pezzi, partendo da quello più grande. Ora, così come sono, li copriamo di pellicola alimentare trasparente e li lasciamo riposare 5 minuti, così l'impasto si rilassa. Ora prendiamo il nostro impasto che ha raggiunto il diametro di 24 cm, lo trasferiamo nella nostra teglia che avevamo già imburrato, poi trasferiamo il tutto nel forno spento solamente con la luce accesa a lievitare per 3 ore. Ora vediamo insieme gli ingredienti per lo streusel. Per chi non sapesse cos'è, è un insieme di questi 3 ingredienti messi insieme, ossia 40 g di burro freddo dal frigo, 40 g di farina 00 e 40 g di zucchero semolato. Ora prendiamo una ciotola più capiente e ci versiamo dentro tutti i nostri ingredienti. E li mescoliamo per bene finché non diventano un composto omogeneo. Fatto ciò prendiamo il nostro composto, lo mettiamo su un foglio di carta da forno che pieghiamo. Poi, aiutandoci con un mattarello, lo stendiamo finché non raggiungerà un'altezza di 5 mm. Fatto ciò prendiamo il nostro streusel e lo lasciamo riposare in freezer finché non si indurirà. Una volta indurito, iniziamo a tagliare il nostro streusel a quadretti. Una volta tagliato a quadretti, lo rimettiamo in freezer fino al momento del bisogno. Per la farcitura della nostra tarte tropezienne ci serviranno 200 g di panna fresca zuccherata da montare e 650 g di crema pasticcera. Per chi non avesse visto il nostro video, si guardi per bene il link in descrizione. Ora aggiungiamo la panna poco alla volta alla nostra crema pasticcera e la incorporiamo per bene. Ora trasferiamo il nostro composto in una sac à poche e lo lasciamo in frigo fino al momento del bisogno. Dopo 3 ore di lievitazione abbiamo preso il nostro impasto dal forno, l'abbiamo spennellato per bene con dell'albume d'uovo e adesso ci andiamo a mettere sopra streusel e successivamente anche degli zuccherini. Fatto ciò cuoceremo il tutto a forno normale, 180 gradi, dai 15 ai 20 minuti. Ecco come si presenta la nostra torta prima di cuocere. Abbiamo fatto la stessa operazione con le monoporzioni, che questa volta cuoceranno sempre a forno normale, 180 gradi, però dai 12 ai 15 minuti. Ed ecco come si presenta la nostra tarte appena tirata fuori dal forno. Ora la lasciamo raffreddare su una griglietta e ci vediamo dopo. E dopo aver tagliato la nostra torta in due parti non ci rimane altro che inzupparla con il nostro sciroppo all'arancia. In tutte e due le parti. La parte superiore, ragazzi, l'abbiamo girata perché la dobbiamo inzuppare nell'interno. E dopo aver inzuppato tutte e due le parti, iniziamo a riempire la parte sotto con la crema. La nostra sac à poche ha una bocchetta di 1,5 cm. E dopo aver riempito di crema la parte inferiore, aggiungiamo quella superiore. Con molta calma, ragazzi, senza spingere. Così. Ma guardate che meraviglia di una tropezienne che ci è venuta, ragazzi! E noi volevamo farvi vedere anche le monoporzioni. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!